Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News ed eccoci per una nuova puntata di Buon Essere in Salotto. Insieme a me Francesca Spadaro del ristorante Fuolde di Roma. Buongiorno da Francesca Fadella Saggio. E Ciao oggi che cosa presentiamo, Francesca! Sabrina? Che cosa facciamo oggi di bello? Benvenuta, guarda, per un lapsus io stavo per chiamarti Francesca Fualde, Eh sì, perché su Facebook ormai sono Francesca Fadella. perché il tuo nome è strettamente legato a quello del ristorante Fualde l'Assaggio di Roma, che è un ristorante storico, un ristorante tradizionale dove è stata portata all'interno un'innovazione di cui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate. Però io adesso vorrei ricordare la storia di questo ristorante che è legata alla figura di tuo suocero, che è stato ai tempi un innovatore. Negli anni 70 a Roma lui ha inventato una formula particolare che è quella degli assaggi. Allora raccontacela. Esattamente, il ristorante si trovava in zona Trieste, a Via delle Alpi, e chi è stato cliente di Fualdè in quegli anni ha potuto veramente beneficiare di questa atmosfera che lui aveva creato nel suo ristorante, e anche perché portando, sconvolgendo un po' quei canoni tradizionali della cucina, sempre di un piatto unico, lui ha inventato questa formula degli assaggi. Gli assaggi, quindi lui stabiliva quali fossero gli assaggi che le persone quel giorno dovevano mangiare, nel senso che lui diceva qual era tra due cose, tra quattro scelte, e faceva gli assaggi. La cosa bella è che venivano portati, allora ecco, si utilizzava un sistema differente rispetto a oggi. Oggi si portano in tavola dei piatti proprio singoli, quindi con l'assaggio. Invece allora si utilizzavano questi piatti enormi, pesantissimi da portata, che quindi ogni volta che usciva un assaggio usciva per tutti i commensali, quindi si portavano al tavolo e si davano singolarmente nel piatto. Non vi dico io quello che facevo quando ero ragazza, insomma, ho schizzato un po' di persone, però va bene, questo faceva parte del gioco. Ma i piatti erano veramente buonissimi. E tra questi piatti incredibili di assaggi c'erano questi assaggi, erano i tagliolini ai broccoletti, tagliolini ai funghi, di porcini, tagliolini alla crema di spinaci, per esempio, che noi oggi abbiamo poi rielaborato, perché te l'avevo raccontato, ti ricordi, Sabrina? Aspetta, non lo svegliamo ancora, non lo svegliamo Ah, ancora vero. perché io voglio rimanere lì sugli Sì, lì. anni 70 perché quella che è stata l'innovazione del portare gli assaggi in una cucina che invece è fatta generalmente da piatti, Sì, e anche porzioni. secondi Certo. piatti e con delle porzioni Sì. abbastanza abbondanti, e poi una cosa che oggi è abbastanza comune, va di moda, è un modello che in Spagna funziona benissimo. Invece a Roma per la prima volta arriva con tuo suocero che si chiamava Sì. Fualdè, Fualdè. che è un È un nome toscano, francese. è un toscano del paese di Cetona, in provincia di Siena. E questo nome che è particolarissimo, chiaramente gli ha portato anche fortuna, lui ha portato fortuna al nome, diciamo, perché comunque ne ha saputo fare veramente un assoluto protagonista, protagonista della scena della ristorazione romana da quando è nato col suo primo ristorante nel 62, fino a continuare ai giorni nostri con la terza generazione appunto dei nostri figli. Quindi credo che la sua fosse, oltre una passione, proprio un modo di fare ristorazione, di dettare anche un po' la moda, e infatti andava sempre un po' fuori dai canoni del ristoratore classico. E anche gli antipasti, per esempio, sono sempre stati qualcosa che tutti si ricordano, questi antipastini misti, questi assaggi di antipasti che iniziavano con quelle polpettine, per esempio, di ricotta e spinaci, che erano famosissime, le polpettine fritte di Fualdè.
E quindi, insomma, devo dire che questa formula ci piaceva riproporla anche poi nel ristorante Fuol dell'Assaggio che abbiamo aperto nel 2006. Allora, adesso c'è tuo marito alla guida del ristorante. Ricordiamo dove si trova adesso il ristorante Fuol dell'Assaggio. Adesso si trova in Montesacro, a Via delle Cave Fiscali 7B. Ed è a 300 metri dalla stazione Ionio metro B. Fantastico, quindi comodo, comodo. Sì. Allora, insomma, tuo marito porta avanti la tradizione di famiglia, che è quella della ristorazione. Tu hai portato una nuova innovazione perché hai deciso di introdurre all'interno dello storico ristorante Fuol dell'Assaggio la cucina low carb. Francesca, raccontacela. Sì, esatto, da una mia esperienza personale, qui ho potuto avere e vedere dei benefici incredibili con l'alimentazione low carb, io ho pensato che la stessa cosa la volevo far vivere anche alle persone che normalmente quando vanno al ristorante sono a dieta oppure hanno dei problemi legati agli zuccheri, ai carboidrati, ad altre cose che fanno male, e, a non poter mangiare la pasta, a non poter mangiare i dolci, quindi anche un po' tristi. E allora io ho pensato che la tristezza non è del ristorante. Noi dobbiamo sempre vedere le persone sorridere, venire felici e poter mangiare insieme ai propri commensali anche tra l'altro con un beneficio enorme perché noi abbiamo la possibilità di condire questi piatti nello stesso identico modo di quelli degli altri, che io non chiamo normali, perché per me è normale questa di alimentazione, sinceramente, è proprio un'alimentazione che è priva di zuccheri, di grassi igienati, di farine raffinate, cioè, ma come facciamo a chiamarla strana, diversa? Dovremmo chiamare quell'altra diversa, però a parte i nomi, è la sostanza quella che conta, il gusto quello che conta, perché veramente poter mangiare delle cose buone, buone, che poi finire di mangiare non si ha assolutamente nessun tipo di pentimento, anzi abbiamo il beneficio e io penso che sia veramente una marcia in più. Assolutamente sì. Bene, allora, quindi sono stati mantenuti, ma è stata mantenuta la formula tradizionale degli assaggi di piatti tipici della cucina romana, buonissimi, ma rivisitati in una chiave low carb che quindi consente a tutti, anche a chi è a dieta, di poterli gustare senza sensi di colpa. Allora, noi Posso fare abbiamo. una correzione, semplicemente un'integrazione, non è solamente una cucina romana, noi diciamo, ci vantiamo di poter spaziare nella cucina veramente italiana, proprio in toto, perché a 360 gradi e a volte abbiamo fatto anche degli eventi di cucina internazionale, proprio perché comunque ci piace scoprire anche altre cucine. La nostra cucina, quindi può essere tranquillamente abbinata a ricette regionali della Sicilia o della Liguria, non so. Anzi, se qualcuno ha delle ricette che vuole trasmetterci per farci fare qualcosa di particolare, a noi piace questa cosa, quindi Allora benvengano. ne parliamo dopo, Francesca, perché anch'io Certo. ho qualche suggerimento. Allora, Va bene. intanto ho selezionato tre piatti che mi piacerebbe tu ci raccontassi. E intanto noi facciamo vedere anche le foto di questi piatti. Quindi Perfetto. partiamo dal primo, che sono i sedanini al pesto e totanetti. Raccontaceli. Bene, allora i sedanini sono uno dei formati della pasta low carb che noi utilizziamo, è un formato di pasta corta, quindi diciamo che si sposa bene con tutti i tipi di sughi, per esempio noi li facciamo anche con la carbonara, con la matriciana, ma in questo caso abbiamo scelto un connubio un po' particolare, quindi di pesto e totanetti, proprio perché il pesce è uno dei piatti preferiti al nostro ristorante, e, proprio per la qualità, diciamo, che offriamo, quindi
E siccome è uno dei piatti che va alla grande con tutto, con non so, per esempio gli spaghetti, con le linguine, e allora abbiamo pensato di poterli ricreare anche in questo habitat low carb e sono venuti fuori veramente dei gusti incredibili. Bello mischiare questi gusti, a me piace moltissimo questa capacità della cucina di poter tirare fuori sapori forti, decisi, ma allo stesso tempo agréable, come si dice in francese. E diciamo, la cosa buona è che questa pasta deve essere mantecata molto bene. E quindi la cottura è normale come una qualsiasi altra pasta. L'importante è però mantecarla bene. Il sugo deve essere un sugo corposo e quindi questo è uno dei segreti della cottura. Non Fantastico. posso svelare altro perché i cuochi, se no, lo sai che come sono gelosi, quindi. Assolutamente no. Non svegliamo altro, diciamo solo andateli a mangiare da Eh certo, fuochi. poi quando adesso magari vediamo anche le foto e poi insomma cogliamo l'occasione per venirli ad assaggiare. Fantastico. Allora, poi tagliatelle ai funghi porcini. Eccole qua, le Ecco. vediamo. Intanto. Allora, che cosa vogliamo dire di queste tagliatelle? Ma la nonna non avrebbe saputo farle meglio. Allora, considerate che le tagliatelle possono essere sia quelle confezionate che quelle fatte a mano, perché abbiamo anche le farine per poter fare questa pasta. E la cosa bella è che veramente, cioè, non si può riconoscere la differenza a livello di gusto, perché sono veramente identiche, ma la differenza si percepisce dopo. Perché dopo aver mangiato un gustoso piatto di tagliatelle con i funghi porcini, noi non avremo il colpo di sonno. Mi vuoi mettere, Sabrina, che dopo un bel piatto di pasta tu stai tranquilla, continui a parlare, a lavorare, a fare quello che devi fare senza accusare il classico, come dicevi tu l'altra volta, abbiocco, Abbiocco, abbiocco. ecco appunto. Quindi ecco, anche qua sempre in questo caso vedete che non c'è pomodoro. Il sugo è un sugo semplice fatto con i funghi porcini, ma la pasta è comunque mantecata. L'importante è sempre quello: importante la cottura fino al punto che è indicato, e poi va mantecata. Quindi non tiratela fuori prima. Quando la farete a casa, non la tirate fuori prima dell'indicazione, ma subito dopo la dovete mantecare per un pochino a fuoco lento e avrete un risultato eccezionale. Wow, cos'altro dire? Allora, dulcis in fundo, so che è uno dei cavalli di battaglia del ristorante, le ricciole all'assaggio. Ah, sì, certo. Allora, diciamo subito una cosa, che questo condimento all'assaggio l'ho battezzato io perché quando così abbiamo aperto il ristorante, io che sono l'assaggina del ristorante, io vado lì, assaggio, parlo con le persone, diciamo, questa un po' è la mia funzione primaria nel ristorante, oltre Quando che... vuoi ti do il cambio, eh? Quando vuoi andare in ferie da Ma assaggio. magari, sì, guarda, proprio adesso, se vieni mi fa piacere. A me piace moltissimo assaggiare tutto quello che fanno, perché? Perché poi devo dare un mio parere da cliente, perché io poi lì mi siedo con voi e quindi voglio stare tranquilla dal punto di vista proprio della cliente. E quando ho assaggiato questo sugo, che era stato fatto chiaramente con un'altra pasta, perché all'epoca non c'era, non l'avevo ancora scoperta, e quindi ho detto perché non chiamarlo proprio all'assaggio, visto che noi ci chiamiamo così e facciamo onore a questo nome. E quindi da lì sono nate, poi in genere noi li facciamo con una pasta che si chiama fiore, una pasta all'uovo,
che si chiama Fiore, e quindi i fiori all'assaggio sono diventati chiaramente il piatto tipico del ristorante. E quindi io, appena sono arrivate le riccioline low carb, ho detto ok, le riccioline si sposano alla grande, tra l'altro si assomigliano molto con i fiori, e quindi abbiamo creato questo piatto con low carb, ed è veramente gustoso. Voi immaginate di immergervi in una montagna di verdura condita con un pochino di panna, chiaramente ci va un pochino di crema di latte, e con la pancetta croccante sopra e il parmigiano. Tutte cose che si possono utilizzare anche con una low carb. Quindi, per esempio, fare una dieta chetogenica e poter mangiare, non tutti i giorni ovviamente, ma ogni tanto, una volta a settimana, potersi fare una carbonara, potersi fare una pasta all'assaggio, e tutti i giorni poter mangiare la pasta con le verdure chetogenica senza pomodoro. Ma io penso che sia veramente qualcosa di strabiliante. Non, cioè, non credo che esista un paradiso migliore di poter mangiare tutti i giorni pasta, pane, e anche magari il pane condito con un pochino di cioccolata, quando proprio. È come non essere neanche a dieta, è la Infatti, dieta io che non mi sento a tutti dieta, sognano di ecco. fare. Bene, allora, carissima Francesca, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ovviamente le puntate proseguono, proseguiranno, per cui lo diciamo, continuate a seguire Fuol dell'Assaggio, continuate a seguire l'Opinionista News, perché ci saranno nuove interessanti puntate dedicate al tema. Intanto ti ringraziamo, grazie per Io essere ringrazio stato te, insieme Sabrina, a e me. Grazie anche ringrazio al tutte le persone che ci avranno ascoltato e quelle che ci vorranno riascoltare. Le persone che ascoltandoci saranno stimolate a venire ad assaggiare i nostri piatti. E quindi, se volete poi contattarmi per avere informazioni anche sull'alimentazione, ci sono tutti i miei riferimenti, sulla rubrica, e quindi vi attendo. Grazie. Fantastico, Francesca, grazie a te e grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. E noi ci vediamo come sempre dal lunedì al giovedì, ore 18, in salotto. Ciao! Grazie.